Sabato 16 aprile, bentrovati, naturalmente vigilia di Pasqua con l'almanacco oroscopo. Oggi si festeggia Santa Bernadette. Per l'almanacco nasce oggi nel 1924 uno dei marchi più prestigiosi della storia del cinema, la Metro-Goldwyn-Mayer. Un grande atleta italiano, Gerlindo Bordin, oggi nel 90 vinceva la Maratona di Boston. Ed eccoci ai compleanni, c'è l'attore Ettore Bassi, nato nel 1970. Lo spagnolo Rafael Benitez, allenatore di calcio, nato nel 1960. E infine lo chef Antonino Cannavacciuolo, nato nel 1975. Ed eccoci arrivati segno per segno al nostro oroscopo, partendo dall'Ariete. La tua capacità di comunicazione ed empatia nella giornata di oggi si farà sentire più che mai. Ti lascerai andare all'amore e sosterrai molte persone anche sul lavoro. Toro, una buona risposta in ambito lavorativo potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, inizio settimana. Per quanto riguarda l'amore, non andare a infilarti storie impossibili. Gemelli, in questa giornata potrebbero esserci delle opportunità da sfruttare, sia sul lavoro che in amore. Ora devi circondarti di persone positive. Cancro, per chi è in coppia è da un po' di tempo che ha una crisi, può uscirne, ma dovete restare uniti. Sul lavoro sono in arrivo giornate molto interessanti, soprattutto per le buone idee. Leone, quello che hai bisogno in questa giornata è di novità sia nella coppia che sul lavoro. Per l'amore bastano poche accortezze, sul lavoro ci sarà da lavorarci un po' su. Vergine, avete un po' la luna nervosa, dovrete superare qualche discussione amorosa. Sul lavoro invece sarà possibile recuperare qualcosa dopo un periodo un po' particolare. Bilancia, questa vigilia di Pasqua, oggi luna e Venere ti sono favorevoli per quanto riguarda l'amore. Sul lavoro arrivano nuove proposte, ma tu hai bisogno di cambiamento. Scorpione, in questo sabato alcune questioni saranno chiarite in ambito amoroso. Per quanto riguarda le attività invece ti senti ancora messo da parte. Apriti quindi al dialogo. Sagittario, sul lavoro non ti senti in perfetta forma, per questo non devi pretendere troppo da te stesso. In amore invece dovrai fare attenzione alle parole. Capricorno, sul campo lavorativo e in amore ci sono delle novità, tuttavia almeno in questo sabato pasquale per l'ambito del lavoro devi non essere impulsivo. Acquario, la situazione migliorerà sicuramente, ma non rimandare a domani alcuni conflitti. Se la situazione sul lavoro non è delle migliori, beh, tra pochissimo recupererai. Pesci, in questo sabato sei molto nervoso a causa di alcuni chiarimenti in cui hai bisogno in ambito amoroso. Tuttavia, con le attività riuscirai a distrarti e a superare anche questo momento. Buon sabato pasquale a tutti, l'appuntamento è rinnovato a domani e buona fortuna!